con le zone più povere dell'Africa. Si chiama Operazione Africa ed è nata per combattere la lebbra, quando all'ospedale di Smirrionis a Cagliari i lebbrosi ricoverati erano ancora quasi 40. A ideare Operazione Africa fu padre Giovanni Puggioni, gesuita. Con lui migliaia di sardi che in 35 anni, con offerte e impegno personale, hanno contribuito a costruire ospedali, scuole, acquedotti, piccole centrali elettriche, centri di assistenza in 11 nazioni africane, in Albania, in Brasile. Padre Puggioni. Qui si vede proprio il cuore della Sardegna, l'essenza, la genuinità dei sardi, questa apertura per quelli che sono ancora molto più infelici di noi. Oggi l'impegno dei gesuiti in Africa è governato da padre Otene Matungulu. Molte volte la gente ha l'impressione che l'Africa è abbandonata, ma infatti non lo è, perché ci sono delle persone come padre Giovanni, Operazione Africa, che sempre ci hanno portato un aiuto. Con lui padre Emanuele Uvamungu, che ricorda i primi giovani. Ci sono quelli che sono rimasti perché hanno visto che c'era tante cose da fare, e non soltanto da fare, ma perché anche c'era un popolo da amare. 110.000 i bambini, altrimenti destinati a morte certa per lebbra e denutrizione, sono stati salvati. Una cifra che motiva il futuro di Operazione Africa. E ora vi raccontiamo una storia straordinaria.